Buongiorno, sono Eugenio Salvatavelli di www.investimentivincenti.it, il sito che tratta di opzioni, analisi ciclica, analisi intermarket e analisi statistica. Oggi su Teletrading TV volevo fare un punto dell'analisi ciclica ed eventualmente vedere se possiamo avere degli spunti operativi. Iniziamo dal classico ciclo intermedio e partiamo dal DAX. Io ovviamente ho trovato il DAX Future perché è quello che dà più indicazioni e inoltre è trattato fino alle 22, diversamente dall'indice DAX. I dati sono quelli a 15 minuti. Il giorno 26 novembre è partito il nuovo ciclo intermedio con la sua fase rialzista che, poiché il ciclo intermedio dura mediamente intorno ai 60-63 giorni, dovrebbe avere la sua spinta rialzista se fosse un ciclo neutro, cioè neutro vuol dire che parte da un certo livello e chiude intorno a un livello più o meno simile, dovrebbe avere almeno metà ciclo con spinta rialzista, ovvero fino alla, diciamo, intorno al 9-10 gennaio. Qui ovviamente ci sono le date future che tengono conto dei giorni di vacanza. Allora, abbiamo avuto effettivamente la spinta rialzista forte fino praticamente alla data, fino praticamente al 12 dicembre, poi abbiamo avuto questo ribasso che devo dire mi ha un po' sorpreso perché è stato abbastanza rapido e violento. In questa fase è difficile avere ribassi così. Quindi probabilmente il ciclo, questo ciclo intermedio, potrebbe non essere molto forte, potrebbe non avere una spinta rialzista molto forte. Comunque, siamo scesi sotto questo livello di 7810 nei giorni precedenti. Oggi è mercoledì 20 dicembre, i dati sono aggiornati alle ore 11:30. Ora, potrebbe essere ripartito di nuovo una nuova spinta rialzista perché ovviamente qui il giorno 17, andiamo, il giorno 17 dicembre è partito un nuovo ciclo settimanale che potrebbe riprendere la spinta rialzista anche se non è partito con molta forza. Quindi se andiamo a vedere il ciclo settimanale, vedete, è partito sì, ma non ha dimostrato molta forza, quindi non so quanto possa spingere ancora al rialzo questo ciclo. C'è da dire, e ripeto, siamo in una fase in cui è più probabile una fase rialzista che una fase ribassista, assolutamente. Per cui direi che sicuramente è più sensato andare long che short in questa fase. Si va short eventualmente anche con le opzioni, quindi a questo punto con vertical spread nella seconda fase, dove è più probabile avere ribassi. Andiamo a vedere rapidamente il FIB, dove invece il ciclo intermedio è sempre partito il 22 novembre, ma possiamo anche qui farlo partire intorno al 27 novembre se non part facessimo partire da questo punto. Comunque è il DAX che comanda. Questi sono i dati sul FIB a 15 minuti sempre. Ecco, sul FIB è accaduto che è stata rotta questa trend line molto importante che parte dal livello iniziale e ha rotto anche questo supporto di 38.500, diciamo 38.500-38.400, è stato rotto a ribasso e difatti per me sono stati degli stop loss sulle opzioni e quindi la situazione non è sicuramente delle più rose. Assolutamente, anche perché il ciclo settimanale partito anche qua il 17 dicembre è subito partito, quasi subito si è messo a ribasso, quindi potrebbero esserci anche i prossimi giorni una continuazione della fase ribassista, proprio perché anche prima della metà del ciclo settimanale siamo andati sotto l'inizio ciclo, quindi sicuramente una fase di debolezza accentuata sul nostro mercato, per cui le posizioni long vanno assolutamente io ripeto, le ho chiuse in stop loss 88.400, ma adesso attualmente assumere posizioni long sul nostro mercato è molto rischioso per questa situazione precaria. Anche short, onestamente, prenderle è difficile perché vabbè, abbiamo un supporto intorno a 35.600. Sotto 37.400 che è l'inizio del ciclo vuol dire che proprio è cambiato tutto il trend del nostro mercato e quindi onestamente anche posizioni short in questo momento sembrano un po' azzardate in questa fase ciclica. Casomai si prenderanno nella seconda parte, cioè nella prima, seconda settimana di gennaio, ma adesso è assolutamente prematuro.
prematuro, anche perché sappiamo poi ci sono, con le chiusure dei bilanci di dicembre, così è difficile che possano venire ribassi violenti. Quindi, considerando che la volatilità comunque è, la volatilità è sui livelli medi intorno agli ultimi 2 anni, volendo si potrebbero tentare sia sul DAX che sul nostro mercato, puntando appunto sul fatto che il mercato in questa fase un po' di neutrale, si potrebbero vendere delle call o delle put. Ovviamente le call vanno vendute sopra il massimo del ciclo 8100 per essere più tranquilli, nel caso del DAX meglio 8150-8200. Le put andrebbero vendute al di sotto del livello iniziale, cioè sotto 7450, diciamo 7400, ancora meglio 7300, dove chi mi ha visto la mia analisi volumetrica c'è un fortissimo supporto da 7300. Vi ricordo che le put è molto rischioso vendere le put scoperte o comunque le opzioni in genere, ma soprattutto le put, quindi io non vendo mai put scoperte e se vendo put a 7000, diciamo 7400, 7300, ne compro anche più basse. Sul nostro mercato, io diciamo, volendo, potrei a questo punto vendere delle call al di sopra del massimo, che è 39.770, ma per stare più tranquilli si potrebbero vendere diciamo 40.500 o anche 41.000 in questa fase di mercato. Ripeto che su questo mercato io sono stato stoppato sotto 38.400 e si potrebbero vendere delle put, potrei vendere delle put sotto 37.400, quindi sotto 37.000. Anche qui ovviamente le put scoperte sono rischiosissime, quindi io se vendo delle put mi copro anche parzialmente acquistando delle put più basse. Ovviamente, lo farei ovviamente con delle scadenze gennaio, questa operatività che dal punto di vista ciclico può aver senso in questa fase ciclica. Bene, ho terminato, vi saluto da investimentivincenti.it, Eugenio Sartorelli e teletrading.tv, buona giornata e ci sentiamo per un'altra puntata.